Buongiorno a tutti, qui siete all'Università per la formazione dei sindaci. Il sottoscritto che vi parla è Francesco Dordero. Allora, oggi devo fare il corso al nuovo insediato che è stato eletto nella nostra città. Allora, lei deve tenersi forte perché gli farò delle domande molto difficili e lei dovrà rispondere esattamente, altrimenti qui rischiamo il commissariamento del comune. No, perché vede, secondo me la prospettiva va vista da un altro punto di vista, perché la città, secondo me, avrebbe bisogno di una prospettiva, dipende anche da come viene visto. No, ma basta! Lei mi deve parlare e mi deve trovare le risoluzioni ai problemi, qui non siamo in campagna elettorale, ha capito? Allora, per quanto riguarda il Teatro Guglielmi, io le faccio tre domande e le do tre opzioni. Uno, facciamo un teatro d'enda. 2. Sistemiamo quello vecchio. 3. Ne facciamo uno nuovo. Io direi che costruisco un teatro tenda. No! Il lavoro è già fatto! Dopo si è visto come è andato a finire! Allora sceglierei di costruirne uno nuovo con nuovi fondi. No! Ma che fondi e fondi? I veri fondi di quelle delle macchinette del caffè qui a massa! La vera risposta è aggiustare quello vecchio e ridiamo valore a una cosa storica, il bene per la città, ha capito? Seconda domanda. Secondo lei, perché a massa non funziona il turismo? Secondo me il problema più importante a Marina di Massa sono le piste ciclabili, un aeroporto adeguato e le gabinovie. Ma stiamo a sentire, onde te credo dall'estero? Alla Hawaii? I veri problemi a Massa sono l'erosione, le acque inquinate, il depuratore, la spazzatura, le strade, gli alberghi, i servizi in generale. Cercherò di studiare le problematiche. Ma dei verbi, chissà solo al futuro, coniugati al presente, a faccia, mi sbriga, mi muoio subito, a faccia cottimo. Guardiamo se te la cavi con economia domestica. Problema, te hai una città piena di acqua da tutte le parti e c'hai delle sorgenti a chilometro zero. Secondo te, per gli approvvigionamenti, le tariffe devono aumentare o diminuire? Pensandoci, visto che abbiamo tanta risorsa idrica, io porterei la nostra acqua ai comuni più bisognosi, e aumentando anche le nostre tariffe. No! Va bene che i gatti siano allergici all'acqua, ma l'acqua è una risorsa per noi, importantissima come i trodoni di via Marchetti, ormai da Serpente la fossa. Allora, introduce a piacere un problema sulla disoccupazione. Già, è un problema che assilla i nostri giovani a livello nazionale, locale, planetario, diciamo sullo spazio, su Marte. E infatti i nostri governanti stanno studiando una nuova ricetta. Ma stiamo a sentire, ma che ricetta? Ah, non siamo al dottore. Allora, se te devo sistemare il teatro per creare occupazione, avrà bisogno di elettricisti, falegnami, piastrellisti, imbianchini, eccetera, eccetera. Se tu vuoi sistemare l'erosione, devo venire quelli con le ruspe, portare il croton dalle cava a sistemare là sperando che poi l'erosione si fermi. Oh, allora, ho detto questo, ma intanto ho trovato la conclusione per te. Mea ta rimanda a settembre. Ora mi raccomando, quando sei in ferie, ti faccio fare i compiti a casa, quindi devi fare una cosa. Devi andarmi a analizzare al Maro le acque e vedere come è. Ma non lo fare dopo Ferragosto, che tanto c'è i soliti divieti di balneazione di un giorno. Mi dia tempo, vedrà che la saprò stupire. E risolverò i problemi nel 2022, uno ad uno. Guardi che io sono un gatto di razza, vengo dall'antica Persia. Ci rivedremo a settembre. Andiamo? Miau miau! Per essere un gatto che devo fare, devo essere veloce come una lebbre, furbo come una volpe, spavaldo come un leone, a me non mi sembra una tartaruga, Comunque, benvenuti allo zoo comunale. Ai.
che non fa niente, spero anche lui mi impara, perché a settembre lo interroghi.